Ancora fuori Baebec e Gilardino, entrambi marcheranno visita anche a Genova, sponda a Sampdoria, partita in programma sabato alle 18, altresì indisponibili Vitturini, Campagnaro, Mitrizza e Bovo. Dunque l'infermeria torna a riempirsi. Zeman sembra orientato a confermare l'11 delle ultime due uscite. Qualche chance, a dire il vero, per Crescenzi, che potrebbe prendere il posto più di Biraghi che non di Zampano. Provato in questi giorni anche Brugman, ma nel ruolo di mezzala. Il Boemo infatti vede l'uruguaiano meglio in questa posizione, ma ripetiamo, verosimilmente sarà riproposta la squadra battuta dal Chievo, ma che la settimana precedente aveva schiantato il Genoa. Il giovane difensore attualmente fortunato, Davide Vitturini. Contro il Genoa, grande partita, ci sono state tante coincidenze, se vogliamo favorevoli, insomma il Genoa allo sbando, il Pescara col nuovo allenatore, che ha risvegliato sicuramente l'ambiente e la stessa squadra. Dopo 7 giorni però, grande delusione, perché? Ma non so il motivo, comunque stiamo lavorando ogni settimanalmente e dobbiamo cercare di raccogliere i frutti del lavoro del mister e cercare di fare quello che il mister ci chiede. Dovete fare il massimo per onorare il campionato oppure avete in cuor vostro ancora una piccola speranza? Ma sì, sicuramente quella ci sarà sempre fino alla fine, fin quando la matematica non ci condannerà. E ovviamente dobbiamo fare il massimo per onorare il campionato, perché ci sono delle partite davanti da affrontare e che da un momento all'altro possono riaprire tutto. Senti, è proprio dura con Zeman, insomma, alludo ai carichi di lavoro di cui si è parlato in questi giorni, però insomma ritengo che Zeman all'alto della sua esperienza non abbia caricato più di tanto, soprattutto perché state imboccando la discesa di questo campionato. Sì, infatti il mister sa benissimo che comunque la benzina era già stata messa, quindi stava facendo i suoi lavori, ma comunque senza caricare troppo ovviamente. Sta facendo quello che si deve fare per preparare le partite settimanalmente. Senti, ma mentalmente vi sentite rigenerati in questo momento? Insomma, come state? No, siamo bene, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, c'è voglia di seguire il mister, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene in queste prossime partite. È stato un campionato molto negativo sul piano dei risultati. Come possiamo inquadrare questa partita? Ma è una partita da giocare, secondo me, come una finale, perché comunque l'unico modo per cercare di provare a fare qualcosa di importante e cercare di giocare tutte le partite come se fossero delle finali, e per questo dobbiamo iniziare da sabato.